Poco di zucchero. Le pillole di Radio Dal Basso. Medicina quotidiana di buona informazione. Pillola va giù. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. Tutto brillerà di più. Cosa significa sicurezza e perché deve essere insieme a sviluppo sostenibile e diritti umani? L'esperienza dell'umanità negli anni recenti, soprattutto negli ultimi decenni di sviluppo, ha dimostrato che è impossibile costruire lo sviluppo sostenibile senza diritti umani. Allo stesso modo non avremo mai diritti umani senza sviluppo sostenibile, però non avremo né sviluppo sostenibile né diritti umani senza sicurezza. Cioè i tre angoli fondamentali del buon governo sono di fatto inseparabili e vanno mantenuti sempre da uno stesso bilanciamento tra le tre componenti. Un dibattito che in Italia è ancora molto forte, purtroppo, quale sia la misura più urgente e quali siano le cose più importanti per la qualità della vita, se quindi la sicurezza è più importante che lo sviluppo, l'aiuto allo sviluppo o i diritti umani, è a livello internazionale un dibattito superato, perché nessuna di queste componenti sono possibili se non sono tutte e tre costruite in un triangolo del buon governo. Quindi quando si vuole risparmiare del denaro riducendo le disponibilità di aiuto allo sviluppo, sempre di risparmiare, in realtà si stanno provocando delle sacche di disperazione più gravi che provocheranno una fuga di migrazione illecita più pesante, più disperata, quindi con meno dignità umana, che creerà in realtà nuovi problemi e quindi nuovi costi. Queste dinamiche sono estremamente complesse e non possono essere fermate da un popolo da solo. Quindi la sicurezza nazionale oggi non esiste in nessuna parte del mondo. La sicurezza è sempre collettiva, è sempre basata su una coscienza della gente, è sempre basata sulla realtà dei fatti. Basare una politica di sicurezza sulle percezioni non può funzionare, perché bisogna riferirsi alle realtà, ai veri rischi di sicurezza. E se ci sono delle paure, definire le paure dei cittadini da cosa derivano. Quando sono conosciuti i veri rischi, allora bisogna mobilitare la partecipazione popolare, perché la vera sicurezza viene dalla partecipazione dei cittadini. Non c'è nessuna forma di repressione, quindi forza pubblica, che possa fermare le grandi dinamiche dell'umanità, tra cui per esempio le migrazioni o le grandi disuguaglianze. Soltanto popoli più coscienti, meglio educati e che partecipano meglio all'uso delle risorse, comprese anche quelle di cui siamo responsabili noi, possono cominciare a fare i primi passi verso una migliore distribuzione della ricchezza, condizione fondamentale per ridurre la radicalizzazione degli estremismi, quindi il terrorismo e tutte le varie altre forme di criminalità. La Cina, appunto, con le ultime Olimpiadi, diciamo, ha dimostrato di poter comandare. Diciamo sui dettami di politica, come l'ONU si pone di fronte a questa questione, cosa potrebbe fare in più e cosa non gli viene lasciato fare. I grandi eventi mondiali sono sempre grandi opportunità di trasformazione accelerata, come è successo anche per le Olimpiadi invernali in Italia, giocate nel 2006, eliminano le burocrazie perché un grande evento ha una data precisa di inizio. Quindi per quella data tutto deve essere pronto. Allora il grande evento è un'opportunità di innovazione, di creatività. La Cina ha avuto la sua grande occasione per essere conosciuta in tutte le sue infinite diversità, perché molta gente non pensa al fatto che in realtà è un continente, sono centinaia di gruppi etnici in Cina, gente molto diversa che stanno vivendo anche esperienze politiche molto diverse. Quindi la Cina voleva aprirsi il mondo e far vedere ciò che di bello ha. La Cina era stufa di essere indicata a dito come quelli che non permettevano libertà civile, quelli che non permettevano la democrazia, quelli che arrestavano troppa gente se erano liberi pensatori politici. Volevano dimostrare che hanno anche qualcos'altro, che sì hanno quei problemi ma hanno anche qualcos'altro. È stata un'opportunità per noi, per le Nazioni Unite, di formare tanta gente che si deve occupare dell'accoglienza, quindi far conoscere la diversità delle culture e anche gente che si deve occupare della sicurezza, per farlo con un minimo di rispetto dei diritti umani, cui loro non erano abituati in passato, perché non avevano avuto questa opportunità a disposizione al mondo. L'esperienza dimostra che con il coinvolgimento della gente si ottengono grandi cambiamenti.
condannando con gli embarghi o semplicemente denunciando gli abusi dei paesi sono, raramente sono tenute delle forme di trasformazione in senso costruttivo e positivo. Quindi mettersi insieme, aprire, superare i muri, le differenze che ci sono ancora in molte parti del mondo, favorisce la comunicazione, fa venire fuori il meglio che ogni cultura ha. La Cina ha i suoi problemi di crescita, compresi anche i problemi di libertà civile, democrazia, di rispetto ai diritti umani, ma è difficile andare a insegnare dicendo noi ne sappiamo di più, noi siamo migliori. È meglio mettersi a fianco a loro e fare un pezzo di cammino insieme, cosa che può creare quel minimo di fiducia reciproca che è necessario per poi costruire il resto. Non c'è nessun paese al mondo che possa dirsi immune da abusi di diritti umani, neanche quelli che insistono ad essere i migliori e che a volte negli ambiti delle Nazioni Unite sono i paladini dei diritti umani, a volte al proprio interno non rispettano alcune norme basiche dei diritti umani, neanche se ne accorgono. Quindi è un cammino di costruzione dei diritti umani, non è un cammino contro qualcuno, contro la Cina, contro Myanmar o contro qualunque altra situazione di difficoltà, è un cammino contro. E il cammino contro va fatto a fianco ai popoli, a fianco a tutto ciò che c'è di meglio all'interno dei popoli, soprattutto investendo sulle nuove generazioni che di solito hanno tanta voglia di migliorare.